Il PD sale, la Lega scende, la Lega è sempre il primo partito, però scende, e invece il PD sale, c'è chi sale e c'è chi scende. Vedete, cari amici, questo è il Corriere della Sera di sabato 30 maggio 2020 e questo è l'ultimo sondaggio del Corriere della Sera. Il sondaggista è questo signore, Nando Pagnoncelli. Qua ci sono i dati, vedete? Ci sono tutti i dati. La Lega scende, PD più vicino e Meloni sfiora i 5 Stelle. Beh, io non mi meraviglio di tutto ciò e vi spiego il perché. Perché il lockdown ha fatto tanto male a Matteo Salvini. Il lockdown ha fatto tanto male a Matteo Salvini. E io ho cominciato a dirlo 3 mesi fa, perché io sono Serafino Massoni, l'autore di questa opera storico-mitologica, vedete? Per chi non mi conosce, io sono questo qua, qua c'è la mia fotografia. Perché fu Matteo Salvini il primo a dire chiudere, 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 così non ci ammaliamo, chiudere, chiudere tutto, lockdown, lockdown, lockdown. Perché Matteo Salvini diceva se chiudiamo le frontiere e il virus non entra. Però chiudendo le frontiere, chiudendo tutto, baracche e burattini, le partite IVA ci hanno rimesso un sacco di quattrini, bar, alberghi, imprese varie, ci hanno rimesso un sacco di quattrini. E costoro che ci hanno rimesso un sacco di quattrini per colpa del lockdown, è stato Matteo Salvini a spingere il governo a fare il lockdown, chiudere, 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 chiudere tutte le frontiere, così i virus non entrano, non entrano, non entrano i virus e neanche i migranti, chiudere, 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 chiudere. Si chiama eterogenesi dei fini, cioè, Matteo Salvini voleva fare la sua bella figura, però eterogenesi dei fini, è stato un boomerang, si è ridotto contro di lui, per cui c'è scritto qua, vabbè, dite quello che vi pare, voi dite quello che vi pare, ma scripta manent, verba volant, c'è scritto qua, scripta manent, verba volant. È scritto, sono sondaggi, che volevo che mi dica. Cioè, il PD continua a crescere, la Lega continua a calare, i 5 Stelle stanno così, ma il dato fondamentale è che il PD continua a crescere, lo davano per spacciato tempio fa, ma non è possibile, capito? Non è possibile, anche perché il PD... Il PD vuole bene i migranti e ha ragione a voler bene i migranti il PD, perché noi italiani certi lavori non li vogliamo più fare, non li vogliamo più fare certi lavori noi. Badanti sono tutte straniere, i raccoglitori di arance, olive e pomodori sono quasi tutti stranieri. Nelle stalle, in mezzo al letame con le mungitrici elettriche, e ci sono i cingalesi, quelli col turbante. E quindi il PD fa bene a voler bene ai migranti, per questo che il PD sale, perché dell'inconscio collettivo degli italiani si ringrazia il PD, perché grazie al PD che i migranti sono accolti benevolmente. E gli italiani magari non lo dicono, ma si rendono conto che sono i migranti che fanno i lavori che gli italiani non vogliono fare più, capito, cari amici? Il PD sale, la Lega scende. Cara Lega, se vuoi ricominciare a crescere, devi voler bene anche tu ai migranti, perché i migranti fanno quei lavori che noi italiani non vogliamo più farli. Ok, cari amici, parola di Serafino Massoni, ok, cari? E per chi non mi conosce, Serafino Massoni è questo qua. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.